L'opposizione a Corropoli si sta attrezzando per affrontare le prossime elezioni comunali, 8 e 9 giugno. Chi sarà intanto il candidato sindaco per il vostro schieramento? Allora, al momento il candidato sindaco noi non ce l'abbiamo, nel senso che abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro di 25-30 persone, si sta discutendo sulle cose da fare. Immediatamente dopo le festività pasquali avremo un incontro con i dirigenti provinciali di tutti i partiti del centro-sinistra. Individuando dei referenti, anche dei referenti locali, dopodiché tutti insieme si deciderà chi sarà il candidato sindaco. Al momento ci Sarà stiamo. uno dei tre consiglieri di minoranza, da lì uscirà. Beh, questo oggi non lo sappiamo, non lo sappiamo. Noi pensiamo di dover decidere tutti insieme. Quando saremo al completo con tutti gli altri schieramenti, decideremo chi sarà la persona che guiderà la coalizione e sicuramente cercheremo di scegliere chi è più adatto a vincere. Al momento sapete o non sapete contro chi vi dovrete confrontare? Il sindaco uscente o qualche altro nome? Per il centrodestra, per la compagine che amministra Corropoli? Beh, questo è un problema che in questo momento non ci tange perché chiunque sarà l'avversario, noi andremo avanti per la nostra strada, con le nostre idee, con le nostre proposte. E se sarà il sindaco uscente o se sarà l'attuale vice sindaco o un terzo, per noi è indifferente.